Bene, che dire, io sono molto emozionato perché non mi sarei mai aspettato, benché io sia un ottimista, una così partecipazione con rappresentanti addirittura di Regione Toscana di Misericordia, rappresentanti del sistema IB regionale del quale io stesso faccio parte, quindi la mia è un'enorme soddisfazione che spero che da stasera ne esca fuori veramente qualcosa di concreto. Abbiamo lavorato molto per questa serata e aspettiamo i volontari e spiegheremo in questa occasione come funziona il nostro sistema di antincendi boschivi e come si può diventare volontario attivo di questo sistema. Grazie e sono felicissimo di questa serata. Buonasera, stasera siamo qui a Bibbiena per parlare di antincendio boschivo, una serata importante dove affronteremo i temi dell'antincendio boschivo all'interno delle associazioni. Quindi noi siamo venuti qua stasera come Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana per far capire come funziona il nostro sistema antincendio e come appunto coinvolgere la popolazione di questo bel territorio per incrementare un servizio che assolutamente servirà a questo territorio. L'antincendio boschivo è assolutamente un servizio fondamentale visto il grande patrimonio boschivo che in questa zona c'è, quindi siamo molto felici e contenti e ringraziamo naturalmente l'amministrazione per averci dato questa possibilità, perché è importante per noi, per i volontari, ma soprattutto per i cittadini e per il territorio. Dunque, questa serata è una serata eccezionale che abbiamo deciso di farla nel Casentino, con le Misericordie del Casentino, perché questo progetto dell'AIB antincendio boschivo, essendo una valle in cui le montagne è molto indicata per questa cosa, abbiamo deciso di coinvolgere tutte le Misericordie. Ci sono già qualche soggetto che sta facendo l'antincendio boschivo, ma noi vorremmo allargare tutte queste cose alle altre Misericordie, perché secondo me è una cosa importante per due motivi: per salvare il territorio e poi per incrementare le nostre Misericordie con il volontariato di persone che sta mancando in questo momento.